Il gatto di Caterina Balivo è morto. La scomparsa del felino, annunciata dalla stessa Caterina sul suo profilo Instagram, è una scomparsa che ci ha scioccato. Ci ha scioccato a tutti. La scientifica è già in loco per rilevare le eventuali prove del presunto, io direi a questo punto, delitto. Ma abbiamo in collegamento Fausto Buscetti. Mi senti, Fabio? Sì, ti sento. Ecco, siamo qui con la signora Marisa, vicina di casa di Caterina. Signora, lei che conosceva Fuffi, questo gatto amato da grandi e piccini, aveva notato dei comportamenti strani del quadrupede? Ha notato niente di sospetto, qualcosa che facesse presagire, insomma, questa tragica dipartita, se così possiamo dire? No, è un gatto bravissimo. Chiedi se salutava. Educato, bravo. Salutava? Sì, certo che mi saluta sempre. È un peccato, un vero peccato, una grande perdita per tutta l'Italia, questo gatto. Ma che cosa è successo al gatto? È morto, signora. È schioppato. Oh, poverino, ma come... Ma no, signora, non faccia così. Vabbè, grazie, Oliviero. Noi siamo qui col professor Picchialasuola, docente di storia dell'indecisionismo all'Università di San Pietro in Polvere. Buonasera. Buonasera. Ecco, professore, allora parliamo dei negri. Parliamo di tutti questi negri che a frotte continuano... Neri. Eh? Si dice neri. Sì, vabbè, uguale, non è che... No, non è uguale. Ah, non devo parlare dei negri. Sì, poi non dire che non voglio parlare dei negri, eh? Vabbè, professore, allora ci parli di questo nuovo saggio, Filosofia Boh, che completa la trilogia dei suoi studi in questo campo. Beh, che dire? Potrebbe, pur sembrando, tuttavia non esclude. Poi, per carità, c'è chi... Ma d'altra parte... Però ecco, non vorrei dire troppo. Vabbè, grazie professore, illuminante come sempre. Noi ci vediamo la prossima settimana. Affronteremo lo scottante problema. L'avocado fa bene a colazione. Arrivederci.